bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. E ti vengo a cercare. Oggi siamo venuti a cercare una persona illustre. Siamo da Mario Iudici. Mario Iudici è la storia della ceramica di Caltagirone vivente, perché figlio di Giacomo Iudici, un antico maiolicaro del primo del Novecento, che restò fra i pochi maiolicari, cannatari detti in siciliano, di Caltagirone, a mantenere viva la tradizione dell'arte barocca caltagironese, dell'arte figurina caltagironese. E Mario Iudici incarna a tutti gli effetti quella che è la storia di Caltagirone, non vista negli animaletti moderni, in altre realtà, ma vista nelle sue forme più belle, antropomorfe. Mario Iudici rincarna l'antropomorfo stesso. Lui ci emoziona e si emoziona lui stesso, e ancora oggi produce, perché lui ancora mantiene viva quella tradizione di cannataro. Non fa altro che sentirsi cannataro, non si vanta mai di essere un grande maestro, perché è un grande maestro, è riconosciuto a livello internazionale nei migliori musei etnoantropologici. Il suo nome compare sempre, da Faenza a Roma a Firenze, è riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale. Oggi Mario Iudici ci accompagnerà nella sua bottega, oggi museo, e a casa sua ci racconterà le sue avventure. Passo di notte e ti saluto, frata, con una pampa al cuore e voce ardita. Loro saluta a finestra amata, che rincia c'è una rosa colorita. Rosa che di lì rosa ammuttunata, rosa ha tenuto un piede di la mia vita. Passo di notte e ti saluto, frata. Come abbiamo detto prima, quando ci siamo visti giù nel laboratorio del maestro Iudici, qua siamo dentro un museo, non siamo in una realtà artigianale dove si produce, perché il museo prima del suo locale è lui stesso, il maestro Mario Iudici, e lo ringraziamo innanzitutto per averci accolto nella sua abitazione, nel suo museo, e ringraziamo il Signore perché ci ha donato anche Mario Iudici fra i maestri caltagironesi, e perché ancora ce l'abbiamo e ci può raccontare quanto ha dato alla nostra storia caltagironese per essere oggi Caltagirone quella che è. Persone come Mario Iudici devono essere ricordate per sempre nella nostra storia. Maestro Mario, ricordandoci quando lei è nato, più o meno, per capire il contesto storico. Il 2/6/1928. Benissimo, e maestro Mario quindi è nato prima della Seconda Guerra Mondiale. Ora, noi vogliamo raccontare ai nostri ragazzi, al futuro, vogliamo conservare nella memoria le esperienze ceramiche del maestro Iudici, e le lasciamo la parola, libero di raccontarci quello che lei vuole, le sue emozioni, le sue sensazioni e la sua storia. Io mi sono dedicato alla tradizione, quello che ho appreso da mio padre, e non mi sono buttato al souvenir commerciale, ho tenuto duro. Io, mettiamo, ebbe questa borsa di studio a Faenza, non mi ubriacai della cultura faentina come fece il comandatore De Bartoli, che portò quelle forme faentine. Io sono rimasto nella guscia della tradizione, perché e sentivo con tanta passione, con tanto amore queste cose che faceva mio padre, e mi sono tramandate a me, e ho continuato sempre così, in cui mi ha dato tante soddisfazioni morali, ho ricevuto tanto riconoscimento, tante dediche, si può dire quasi da tutto il mondo.
Non si vive solo del soldi nella vita, ma le soddisfazioni danno un impulso maggiore a dedicarsi a ricerche sempre dell'antica tradizione galatina, quella che onora Caltagirone e quegli artigiani antichi che facevano queste cose, i cannatari, con parola un po' dispezzabile, quelli che hanno dato il nome e hanno dato grande successo. È tutto qua. E sta canzonina la sua stampata che dentro c'è una rosa colorita, e posso offrire solo una cantata, solo sta voce mi perde la vita. Poeti, suonatori e stampa, santi, campano sempre povere e vincenti, passo di notte e ti saluto frata. Lei che ha regalato a noi caltagironesi tanto, perché lei parte figlio di Cannataro, e mi permetta di correggere questa cosa, perché Cannataro non è disprezzabile, ma Cannataro è il massimo dell'essere ceramista, perché i ceramisti si distinguono fra stazionari, ceramitari e altre cose, invece Cannataro è il principe della maiolica, quindi tutt'altro. Mario Iudici fa parte di una grande dinastia, lui col fratello hanno dato onore e continuità a quella scuola di ceramisti quando dopo la Seconda Guerra Mondiale e ancora prima ormai erano rimasti pochissimi cannatari, ma tutti producevano materiale di consumo. A Mario Iudici gli dobbiamo riconoscere il fatto che lui è andato oltre, ha anche sfidato le ceramiche contemporanee mettendosi anche in relazione con Pablo Picasso, e più volte io dico e lo ripeto senza problemi: chi dei due ha copiato chi? Perché Mario Iudici riprende la sua tradizione, Pablo Picasso fa un'esperienza nel campo ceramico, e oggi quando Mario Iudici ci ha accolto e ci dice: sai, in questi giorni ho fatto questa cosa qua, ho fatto quella cosa là, dimostra quando lui è giovane e la parte anagrafica è solo una cosa naturale. Maestro Mario, noi la vogliamo solo ringraziare, la città deve ringraziarla, e la città non deve mai dimenticare, la Sicilia non deve mai dimenticare queste persone. Io ringrazio voi per avermi onorato di questa vostra visita e ne sono tanto felice. Il piacere è tutto nostro, e noi continueremo su questa cosa e continuiamo ad emozionarci e speriamo di emozionare, perché senza la memoria non c'è futuro. Per capire meglio la mia essenza.